Sono anni che si va a fare delle verifiche sui volatili trovati morti, volatili sentinella si chiamano, che so, attengono a varie specie. In questo caso quest'anno sono stati trovati qui nelle vicinanze tre volatili con eh, infetti da usuto, o meglio avevano, erano morti e alle analisi dell'Istituto dell Zooprofilattico di Roma è risultata la positiva al virus dell'usuto. Era una ghiandaia, uno storno e un, e un tordo peraltro allevato da richiamo. È il primo caso registrato ad Arezzo e riscontrato su alcuni uccelli selvatici trovati nelle campagne di Talzano a refertare la positività al virus alle analisi dell'Istituto Zooprofilattico di Roma. È un virus eh, eh, tipico delle specie eh, selvatiche eh, di uccelli eh, migratori. Del, uh, africani, e è un virus eh, che può occasionalmente trasmettersi anche all'uomo tramite un insetto vettore che è appunto la zanzara. Il virus Usutu viene trasmesso all'uomo esclusivamente tramite la puntura della zanzara culex. Sono malattie che indubbiamente. Prima non erano presenti o erano presenti in modo estremamente saltuario e i cambiamenti climatici hanno fatto sì che i vettori fossero presenti anche nelle nostre zone, alle nostre latitudini. Così come accade per la febbre da West Nile, l'agente causale è un flavivirus patogeno per gli uccelli. Sono tutti e due flavivirus, ma sono due tipi diversi. Oltretutto, hanno un impatto anche sull'uomo un po' diverso, in quanto eh, il virus dell'Usuto è un virus che quasi sempre abbiamo. Uh, si, 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 ha, una, ha un decorso in apparente e infatti i tre casi che sono stati eh, trovati in Italia nel, nell'agosto 2022, eh, due in Friuli e uno in Piemonte, sono stati diagnosticati al momento in cui sono state fatte analisi eh, sul plasma in quanto erano donatori, quindi erano completamente asintomatici. L'ASLA si è già attivata informando il comune di Arezzo sulle eventuali azioni da intraprendere in questi casi. Tipo preventivo andando a eh, prevenire le infestazioni da zanzare, quindi intervenendo eh, con eh, disinfestazioni nel momento in cui ci sono le larve di zanzara. Si possono utilizzare anche altre azioni preventive, quali l'informazione alla popolazione, di evitare di tenere caritoie con acqua, sottovasi con acqua, andare a coprire piscine, quindi tutti quegli elementi che diminuiscono la presenza di zanzare all'interno dei nostri giardini e dei nostri parchi.